Ma inizia la partita? Sì, è iniziata la finale playoff tra Vibonese e Isola Capo Rizzuto. Il calcio d'inizio è dell'Isola Capo Rizzuto, che attacca dalla sinistra verso la destra dei nostri teleschermi per Garat. Bellissimi lanci, entra in aria Garat che scivola, riesce a tenere la palla in mezzo a due uomini. Garat il sinistro, la palla che finisce tra le mani di Lambert. Covelli adesso prova a scambiare con Rizzo, ancora Covelli in aria, Covelli attenzione da solo, viene smorzato. Calcio di punizione sul punto di battuta, ben due giocatori dell'Isola Capo Rizzuto. Il cross in mezzo per Scuteri, non ci arriva Minutolo, la palla finisce a fondo campo con Marano, limite, zona tiro per Filoramo, si porta la palla sul sinistro, prova la conclusione che finisce di poco alto di destro da Dalt per Garat, ancora lui Diego Allegretti, la Vibonese in vantaggio, Luigi Razza ha segnato Diego Allegretti. Eh sì, si apriranno anche tanti spazi e quindi sarà grandissimo spettacolo qui alla Luigi Razza. Attenzione adesso al colpo di testa di Rizzo, la parata di Mengoni al minuto numero 36. Senza Ruscio e Tropea a centrocampo, Garat e Allegretti in attacco. Dall'altra parte invece vediamo Lamberti tra i pali, Garat, Allegretti, Tropea, attenzione, la Vibonese in avanti, l'uscita di Lamberti. C'è spazio adesso per Rizzo lungo la out di destra, Rizzo, il traversone in mezzo, Covelli di testa. Ancora il bomber della Vibonese, splendido il gioco di gambe, Garat in aria, Garat out, incredibile. Attenzione a Ferraro, c'è Rizzo, il gol, no, vediamo cosa succede, c'è il fischio dell'arbitro. Ha ravvisato qualcosa che... Ma penso un gioco pericoloso molto probabilmente di Rizzo su Ferraro. Cartellino rosso, eh sì, cartellino rosso. Ha perso la testa di Isola Capo Rizzuto in questa circostanza. Per Ribecco. Ribecco. Sì, abbiamo visto l'iniziativa di Juan Carlos Garat, il suo destro sull'esterno della rete. Dall'altra parte Filoramo, anche lui... Buona prestazione, il cross in mezzo, attenzione a Covelli e c'è il gol di Covelli, ha pareggiato l'Isola Capo Rizzuto con Francesco Covelli. Tropea al suo posto è entrato Macri. Attenzione adesso la conclusione proprio di Alessio Macri. Sì, è scaduto il tempo regolamentare qui alla Luigi Razza di Vibo Valentia, 3 minuti di recupero. Attenzione adesso a Sene che va via, Sene prova il dribbling, Minutolo. Quasi tutta la Vibonese in area di rigore. Attenzione, miracolo di Lamberti. Vediamo Allegretti adesso che prova a venire fuori da il cross in mezzo, attenzione, la palla sfila, c'è il gol, Giulio Puntoriere, la Vibonese in vantaggio, il match è chiuso. Gran bel gol, assolutamente. Marano, Covelli, attenzione, prova l'uno contro uno, il duello con Bertini e c'è la parata di Mengoni, riesce a scambiare con Allegretti, Osman, Sene, 3-1 per la Vibonese, ancora l'assist man è Diego Allegretti. Dall'altra parte Vibonese, attenzione a Cosenza, che gol, il sinistro vincente di Cosimo Cosenza che poi va a mostrare la foto del figlio sotto la tribuna.